scoperto un nuovo oggetto. Questo vale 10.000 e da parte del comitato dei Turaken. Continua a svolgere ricerche, stai facendo un ottimo lavoro. Te ne mancano soltanto 5. Hai scoperto un nuovo oggetto. Questo vale 10.000 e da parte del comitato dei Turaken. Il comitato dei Turaken ha inviato uno scienziato che lavorerà nei tuoi laboratori. Sta arrivando al porto. Sono Aruna. Voi scienziati avete sempre bisogno di attrezzature e forniture. Dai un'occhiata a che cosa ho qui per te. Hai scoperto un nuovo oggetto. Questo vale 10.000 e da parte del comitato dei Turaken. Amministratore, i sensori indicano che nella stazione è stato piazzato un ordigno esplosivo. Il comitato dei Turaken ha inviato uno scienziato che lavorerà nei tuoi laboratori. Sta arrivando al porto.
Ecco, Aruna, io non sono uno scienziato, come ben sai, però ho alcune attrezzature che potrebbero interessarti. Hai scoperto un nuovo oggetto. Questo vale 10.000 e da parte del comitato dei Turaken. Hai scoperto un nuovo oggetto. Questo vale 10.000 e da parte del comitato dei Turaken. Supervisore, perché non dai una mano ai tuoi droidi Scaser teletrasportando rifiuti e robaccia e gettandoli direttamente nell'impianto di riciclaggio? Lo sei superiore a un compito così da poco. Successo! Hai svolto 20 ricerche e sei uno scienziato a paga piena. Adesso puoi scegliere se spostarti al tuo nuovo posto di lavoro o restare qui a bordo della stazione e svolgere ricerche sulle tecnologie rimanenti e pensare che dicevano che la scienza era morta. Benvenuto! Tu adesso lavori per la comune dei Karmarama. Vogliono riattivare il bioponte di questa stazione e avviarvi una semplice ecologia. Naturalmente dovrai prima di tutto installare alcuni servizi di base per i coltivatori Karmarama che presto arriveranno. Per aiutarti in questo compito ti sono state fornite alcune casse di progetti. Questa particolare stazione è in uno stato molto peggiore. Per rendere abitabili nuovi segmenti, dovrai spendere un po' di energia per ricostruire lo scafo e la struttura interna. Puoi vedere il costo della ristrutturazione nell'interfaccia Paratia, ma stai attento a espanderti solo quando puoi permettertelo. Thank you.
Il tuo compito è far coltivare piante sul bioponte e raccogliere almeno 50 casse di cibo. Ogni pianta preferisce un ambiente particolare e non tutte producono cibo al momento del raccolto. Dovrai fare esperimenti per scoprire quali piante offrono il raccolto migliore e assicurarti che abbiano a disposizione il loro ambiente ideale. Hai un limite di tempo per portare a termine questo compito. La comune dei Karmarama ha promesso ad Aruna 50 casse di buone scorte di cibo, ma una misteriosa invasione di mostruosi insettoidi spaziali giganti ha danneggiato i raccolti su tutto il pianeta. Tu devi rispettare i termini del contratto e fare in modo che le scorte di cibo siano pronte. Sono state consegnate alcune strutture addizionali. Forse dovresti assumere qualche altro coltivatore Karmarama. Più si è, più si sta lì. Senza dubbio Aruna capiterà presto da queste parti. Potrai acquistare strutture addizionali da lui se ti sembrerà di averne bisogno. Non trascurare i tuoi visitatori e i tuoi residenti. Devi procurare loro strutture in cui possano divertirsi e innamorarsi, oltre a quelle che permettono di mangiare e di dormire. Aruna e altri mercanti di passaggio forse potrebbero aiutarti. Ora che ti sei ulteriormente ampliato, puoi riservare più spazio alle attività ricreative. Ciascuna razza preferisce un tipo particolare di paesaggio che assomiglia il più possibile al proprio mondo d'origine. Ai Kasvagoriani piace che il loro non suolo sia molto caldo e secco, mentre i grigi preferiscono l'opposto, freddo e bagnato. Comunque è meglio... Qui, Aruna, hai l'aria di una persona che ha bisogno di merci. E indovina, io ne ho un po'. Ti va di fare un po' di shopping?
Non crescono abbastanza piante commestibili, forse dovresti pensare a modificare il loro ambiente. Forse dovresti assumere qualche altro coltivatore karmarama, più si è e più si sta allegri, come dice un vecchio proverbio contadino. Aspetta di vedere che cosa ho per te. Vorrei comprare tutto il lotto. Dai pure un'occhiata. Ancora 90 rotazioni prima che Arona Dal... Hai raccolto abbastanza cibo da riempire la tua prima cassa. Ben fatto. Prendi nota del tipo di pianta che l'ha prodotto e del terreno che richiede. E poi assicurati che ci sia ampia disponibilità di questo tipo di terreno. È stata individuata una nave mercantile vicino alla tua stazione. Mi mando in rovina da solo, ma ti voglio fare un'offerta. Comprami un po' di merci e te le darò a prezzi ridottissimi. Meglio di così non posso fare, che ne dici? Alla maggior parte delle razze piace visitare il bioponte per riposarsi e rilassarsi un po' in un ambiente gradevole. Perché allora non crei un laghetto? Basta fare un buco nel terreno e riempirlo d'acqua. Non esagerare nelle dimensioni, però. Hai bisogno di spazio per far crescere quelle piante. Thank you.
Okay.